dopo la guerra, ancora ricordo che ancora ci stavano i segni della guerra, ancora Civecchia era tutta da ricostruire. Bombardata? Tutta la sala ancora da ricostruire. Quindi, con la seconda città non c'era niente, c'era solo la miseria, la fame. Però l'unica cosa che c'era era la speranza nel futuro che poteva migliorare. Ho capito, ho capito. Al contrario da adesso, ok. Che giochi si facevano durante il dopoguerra? Si giocava con la palla fatta con le strasce, allegata con i pezzi di corte, e si giocava a pallone. Sono quelli i giochi che ci stavano? Si giocava a nascondino, a ruba bandiera, a calcio bucalito. Vabbè, giochi simpatici, no? Ecco, però, erano tutti giochi che adesso i ragazzini vanno in palestra. Quella era la palestra nostra. Quei giochi lì erano perché erano tutti giochi di movimento, tutti giochi che praticamente giocava a famiglia, quindi alzavi, scendevi, con i tappeti, se faceva la pista, se facevano con i tappeti, si tirava e poi piano piano vinceva. Ok. Che arrivava prima col tappeto che. E da mangiare come si mangiava a quel tempo? Da mangiare pane e olio. Pane, poco olio, niente. Era raro mangiare. Era pane che ha zuppato con l'acqua, poi un buccetto appena d'olio. E adesso tiravo del pomidoro, del pomidoretto. Quello c'era un uso. Che scuola hai fatto tu? Ho fatto l'istituto professionale. Lipsia? Però fino al terzo anno, perché fino al quinto non c'era. E poi Marco che ci voleva andare. Ma il nautico proprio? Ho fatto prima la scuola marinara, che allora c'era la scuola marinara, che era diciamo la scuola base per poter poi prendere l'istituto nautico. Ok. Però